E ci siamo, sigla quasi definitiva. Adesso poi chiedo anche all'autore di mandarci quella completa perché ci siamo un po' persi in tutte le varie sigle. Quest'oggi, puntata speciale, il sentiero di Atlantide, arriviamo da una settimana fitta. Abbiamo fatto tanto parlare per tante puntate diverse. Vi invito anche a recuperare quelle precedenti, sia il Sentiero di Atlantide, sia le ultime puntate, con tanto di edizione straordinaria, anche il sabato sera con una splendida puntata su Maurizio Costanzo e Rino Gaetano, interamente dedicata a quei misteri. Detto questo, grazie di cuore a tutti i fedelissimi veterani abbonati, anche ai nuovi arrivati. Vedo che gli iscritti continuano a crescere, grazie di cuore. Il buon Mesbet in regia e il buon Nicola Bizzi, che stasera lo vedo carico, fra l'altro, stasera camminiamo sulle uova, lo sai, Nicola? Sì. Molto. Ciao Gianluca, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, stasera camminiamo sulle uova, però ci sono tante cose che devono essere dette. Allora, nel frattempo ti faccio presente che molti nel voler condividere i contenuti, per esempio su Facebook, anzi grazie di cuore a chi ancora prima dell'inizio della puntata o dopo averla vista la condivide sui propri social, e molti mi hanno detto: guarda, condividendo questo titolo mi compaiono tutti gli avvisi speciali, gli algoritmi impazziscono, cercano di mettere i soliti fact checker. Vogliono mettere i puntini sulle i. Vi chiediamo anche in chat o nei commenti di provarla a condividere e farci sapere che cosa vi dice poi nel concreto, qual è l'etichetta esatta che fa tiltare il sistema su questo tema di questa sera, che però ci siamo sentiti e Nicola mi ha detto: ho tanto da raccontare. Quindi, usando il condizionale, cercando di fare attenzione alle parole, ma possiamo parlare di tutto fino a prova contraria. Nicola, a te. Certamente, questi fact checkers dovrebbero veramente andare a zappare la terra, li farebbe bene, si irrobustirebbero i muscoli, e acquisirebbero un contatto con madre natura, uscirebbero da quel loop mentale in cui si trovano, perché solo il fatto di essere al servizio della censura è degradante. Una persona che passa la vita a spulciare siti internet, video, trasmissioni al servizio della censura, al servizio del potere, è quanto di più possa esserci di degradante al mondo. Sono persone tristi, sono persone che vivono veramente male. È bene che se ne rendano conto e che ritrovino il contatto con madre natura, vadano a zappare la terra, si facciano un orto, e vadano ad abbracciare gli alberi, cioè si levino le coglioni, cioè. Detta in parole semplici. Sposo il si levino dai coglioni, anche perché non ho ben capito che lavoro sia fare il fact checker, che lavoro fanno nella vita. Di sicuro so che lavoro fanno le mamme, quello lo so benissimo. Comunque, andiamo avanti e partiamo dall'inizio a sviscerare questa tematica. Torniamo a parlare di cose serie. Stasera tratteremo una questione molto spinosa, una questione complessa, una questione anche divisiva. Vi faccio solo un esempio. Un nostro ascoltatore, commentando il post di Gianluca che annunciava questa trasmissione, ha scritto testuali parole. Se dice, si riferisce a me, che è una storia vera, faccio un casino. Ebbene, faccio. Faccia pure un casino il nostro ascoltatore perché da quello che vi dirò stasera c'è molto di vero. Tra l'altro, come al solito, è chiaro che ci sono gli inganni, è chiaro che quello di cui parliamo su alcune cose era stato messo apposta per essere smontato. Ma facciamo finta che provate con la mente aperta a unire i puntini e ad ascoltare fino alla fine, poi ci scrivete: secondo me ha senso, secondo me non ha senso, quella cosa è così, quell'altra cosa, secondo me, tanto è ovvio mettere un secondo me, perché altrimenti non saremmo qui a parlarne, no? Facciamo finta che è la base, è il requisito fondamentale, ma poi chiariamo un punto. Io sono uno storico e chiaramente io mi devo attenere alle fonti. Il lavoro di uno storico qual è?
Il lavoro di uno storico è analizzare le fonti, vagliarle, cercare conferme, analizzare il dato storico, analizzare i documenti, analizzare le prove di una certa realtà, vagliarle, considerarle e trarne delle conclusioni. Io, oltre ad essere uno storico, poi ho varie appartenenze iniziatiche e chiaramente io attingo anche a tutto un retroscena di informazioni di prima mano che provengono da società iniziatiche, da ordini iniziatici, da varie scuole esoteriche. Ma le metto sempre e in ogni caso al vaglio del dato storico, perché io sono un ricercatore in primis e quindi non mi accontento del mito, non mi accontento della leggenda, del sentito dire, dell'ipotesi. Cerco sempre di valutare i fatti. E riguardo alla questione che tratteremo stasera del priorato di Sion, una questione molto complessa, un nome che molti degli nostri ascoltatori avranno conosciuto attraverso i romanzi di Dan Brown, ma soprattutto attraverso dei libri molto importanti scritti da ricercatori inglesi, e in particolare uno. Un libro a cui mi riferisco che è il Santo Graal, che è stato scritto da tre veramente persone con le palle, diciamolo francamente, tre persone che sanno bene che cos'è la ricerca storica e sanno anche bene interfacciarla con le conoscenze esoteriche. Mi riferisco a Michael Bryant, a Richard Ley e a Henry Lincoln. Questi tre autori hanno pubblicato un libro che è diventato un bestseller una quindicina d'anni fa. È stato un po' questo libro l'ispiratore dei romanzi di Dan Brown e dei relativi film che poi ne sono conseguiti. Questo libro è intitolato Il Santo Graal e tratta non solo del Santo Graal, ma tratta di tutte le vicende correlate. In una delle scorse puntate abbiamo parlato dei Templari, in realtà dei Templari abbiamo già parlato molto. In alcune puntate dell'anno scorso, fra cui abbiamo avuto ospite, fra le quali abbiamo avuto ospite l'amico Diego Marin, che saluto se ci ascolta, abbiamo parlato anche delle linee di sangue delle famiglie di potere. Ebbene, qui c'è un. Dalle ricerche di questi tre autori che ho menzionato, anche dalle ricerche del sottoscritto che sto portando avanti da oltre 35 anni, ma da tutto un insieme di fattori emerge che c'è veramente un filo rosso. I francesi direbbero no, un sottile filo rouge, ma questo non è sottile, questo è. Più che un filo, direi che è un. Hai presente Gianluca, quei cavi d'acciaio dei ponti? Quindi non è un filo sottile, è un qualcosa di molto spesso e voluminoso, da quanto è denso di dati e di informazioni, che collega tanti puntini. Una delle prime cose che io insegno in queste trasmissioni è collegare i puntini, no? Ebbene, qui da collegare ce n'è da benedire e santificare, qui c'è da collegare veramente il mondo, perché abbiamo parlato dei Templari, ne ho parlato in quella trasmissione recente in cui ci siamo focalizzati sul reset del XIV secolo, quello relativo alla peste nera. Abbiamo parlato fino alla nausea dello strapotere dei Templari, delle loro ricchezze, della loro invenzione di fatto del sistema bancario moderno. Ma tutti parlano dei Templari. Tutti si riempiono la bocca dei Templari e pochi però si chiedono, si domandano che cosa ci fosse in realtà dietro ai Templari. Questo ordine di monaci guerrieri, i poveri cavalieri di Cristo del Tempio di Salomone, no? Che nasce apparentemente da nulla.
fare che cosa? Per sorvegliare le strade della Terra Santa, per garantire la sicurezza dei pellegrini, quando in realtà apparentemente erano 9 cavalieri che non hanno accettato per anni, anni, anni nuovi adepti. E questi 9 pretendevano di sorvegliare, militarmente parlando, le strade della Terra Santa, di renderle sicure, ma fatemi piacere, dai. È chiaro che è tutta una tensione, tutta una vulgata per l'opinione pubblica di allora come di oggi, perché oggi c'è ancora qualcuno che ci crede. Pochi si focalizzano sul retroscena dei Templari. Diego Marin, per esempio, è uno dei pochi. E Diego Marin ha collaborato anche alla stesura della nuova edizione dell'Altra Europa, un libro fondamentale che non mi stancherò mai di citare. Un libro di Paolo Rumor, alla cui nuova edizione hanno collaborato sia Diego Marin che l'amico Loris Bagnà e diversi altri validissimi ricercatori, che hanno dimostrato, unendo i puntini, come insegno a fare io da tempo, che dietro all'ordine dei Templari in realtà c'era ben altro. O meglio, non è che quest'ordine nasce da nulla, quest'ordine di fatto era il braccio armato, perché era un ordine anche militare, e operativo di un altro ordine, di un'altra realtà iniziatica, segreta, molto potente, che stava di fatto dietro sia all'ordine templare che all'ordine cistercense. Un ordine monastico molto importante nel Medioevo, ancora importante oggi, potremmo dire. La questione è complessa e Michael Bygant, Richard Ray e Henry Lincoln, che fra l'altro sono stati autori di altri libri molto, molto importanti, anche sulla storia, sulle origini della massoneria, libri che spesso ho citato. Questi sono fra gli autori che io ritengo più seri. Perché? Perché due di loro vengono dalla televisione, due di loro sono giornalisti televisivi e sono abituati a parte la loro appartenenza massonica, che chiaramente riconferisce delle informazioni e una certa predisposizione all'analisi di certi dati. Ma loro sono abituati sostanzialmente ad analizzare le fonti, a cercare riscontri. Prima di pubblicare qualcosa, cercano sempre di considerare l'effettivo dato di queste informazioni, delle informazioni che vanno a pubblicare, che vanno a divulgare. E hanno fatto un lavoro veramente encomiabile. Loro sono partiti dall'analisi della questione del Santo Graal e quello che è emerso dal loro lavoro è un qualcosa di veramente impressionante. Io vi dico la verità. Fino a 1 anno fa più o meno, mi dimostravo molto scettico nei confronti di certe informazioni inerenti al priorato di Sion che sono emerse da una certa divulgazione che è stata fatta, una divulgazione molto misteriosa, che è stata fatta negli anni 60. Negli anni 60, alla Biblioteca Nazionale di Parigi, sapete, no, che le biblioteche nazionali incamerano tutta una serie di pubblicazioni. In Italia, per esempio, per gli editori, io ne so qualcosa perché la Biblioteca Nazionale di Firenze continuamente a mandarmi mail invitatorie: hai tardato a mandarci gli ultimi libri che hai pubblicato, mandaceli subito. E io poi a volte con ritardo gli rispondo, perché gli editori sono tenuti a mandare alle biblioteche nazionali
di ogni paese i libri che pubblicano. Ogni paese ha una legge diversa, però più o meno corrispondono. Le biblioteche nazionali devono acquisire tutto quello che viene pubblicato. E non solo, a volte acquisiscono anche materiali, documenti che vengono loro inviati. Negli anni 60 alla Biblioteca Nazionale di Francia, a Parigi, è stato depositato un insieme di documenti, un corposo fascicolo contenente foto, disegni, cartine geografiche, genealogie, molti documenti alla rinfusa, per dire la verità, documenti dattiloscritti, documenti datati, documenti recenti, tutti inerenti a una particolare realtà, il cosiddetto e sedicente priorato di Sion. Questi documenti fecero grande scalpore all'epoca, perché contenevano tutta una serie di informazioni che collegavano la realtà templare, collegavano la vicenda molto misteriosa, molto enigmatica, di cui tanto è stato parlato, di cui magari faremo anche una trasmissione dedicata prossimamente, di Rennes Le Château. Questa vicenda misteriosa che ha riguardato una cittadina del sud della Francia, un piccolo paese sostanzialmente, nella seconda metà dell'Ottocento, quando un parroco, Berenger Saunier, ristrutturando la chiesa del paese, che poi non era un paese a caso, era un paese molto particolare, nella provincia dell'Aude, un paese che era stato di fatto un'antica capitale nell'alto medioevo, un paese che nascondeva molti segreti, un paese che, guarda caso, si trovava nel territorio di quello che era stato il Principato di Settimania, di fatto un principato ebraico nel sud della Francia, un territorio nel quale si vuole che fosse sbarcata la Maddalena, una storia complessa, insomma, che non sto qui a riepilogare, lo faremo, vi prometto che lo faremo. Ma quello che era contenuto in particolare in questi dossier segreti, perché come tali vennero etichettati, questi documenti segreti sul priorato di Sion, era la presenza di documenti che, oltre a presentare tutta una serie di genealogie che si ricollegavano con la dinastia Merovingia, presentavano un elenco molto dettagliato dei gran maestri dell'ordine del Tempio e parlavano poi della storia del priorato di Sion, asserendone l'anzianità rispetto all'ordine del Tempio, affermando sostanzialmente che l'ordine del Tempio sarebbe stato in realtà soltanto un'emanazione del priorato di Sion, ne sarebbe stato il braccio militare e operativo, quindi il braccio militare e operativo di una realtà molto più antica, molto più vecchia, una realtà che i testi segreti del priorato farebbero risalire al tempo della prima crociata e al tempo di Goffredo di Buglione, ma che in realtà è evidente che sia molto più antica. Una realtà che diversi ricercatori, fra cui anche Carpeoro e molti altri, identificano, collocano, diciamo, come nascita addirittura nei primi secoli dell'era cristiana.
È una vicenda complessa, è una vicenda molto, molto particolare. E stasera cercheremo di addentrarci in questo mondo complicato, in questo mondo misterioso. Ma basti dire questo per, come apertura. C'è veramente non un sottile filo rosso, ma un corposo filo rosso che collega il cristianesimo delle origini, il culto di Iside, ancora precedente, la genealogia del Cristo e della Maddalena, una dinastia franca, quella dei Merovingi, che ha regnato su buona parte del territorio francese per alcuni secoli nell'Alto Medioevo, la nascita di alcuni ordini monastici, le vicende legate alla prima crociata e alla creazione del Regno di Gerusalemme, linee di sangue delle principali famiglie regnanti europee, la nascita stessa dell'Ordine del Tempio e vicende successive che vanno fino ai giorni nostri, che collegano sempre con questo filo rosso la nascita e l'evoluzione della massoneria, il casato degli Stuart in Inghilterra, prima ancora l'evoluzione dei Rosa Croce, vicende legate al Rinascimento italiano e francese e a raffica una serie di vicende legate alla Francia in particolare, che ci portano fino alla Rivoluzione francese, all'avvento di Napoleone, fino poi ad arrivare all'Ottocento, alla seconda metà dell'Ottocento, con quella grande rinascita dell'esoterismo, dell'occultismo che ci fu in Francia, fino poi ai tempi nostri. E filo conduttore di tutta questa storia pare essere una realtà segreta, una realtà iniziatica, che non solo è stata dietro alla nascita dell'ordine templare e di alcuni ordini monastici come quello cistercense, per esempio, ma che è arrivata poi a condizionare direttamente la maggior parte delle vicende storiche e politiche europee di tutti i secoli successivi. E questo è qualcosa di veramente inquietante. Priorato di Sion, una parola che, un nome che evoca tante cose, ma da dove deriva? Allora, niente a che vedere col sionismo, no? Uno associa Sion al sionismo. Il sionismo è una dottrina razzista, nazionalista, creata da Theodor Herzl nel 1867, se non sbaglio, non ha niente a che vedere con il priorato di Sion. Il nome di questa realtà, che a quanto pare, secondo gli studi di questi ricercatori, si sarebbe chiamata precedentemente Ordine di Sion, deriverebbe direttamente da un monastero che sorge nei pressi di Gerusalemme, il monastero di Nostra Signora di Sion. Prima di arrivare a questo, partiamo da un antefatto. In una delle scorse puntate del Sentiero di Atlantide, quando abbiamo parlato delle linee di sangue delle famiglie di potere, vi ho raccontato una storia particolare, una storia di alcuni monaci calabresi, monaci che
A quanto pare sarebbero partiti dalla provincia di Cosenza per giungere dove? In una particolare località delle Ardenne. Le Ardenne sono una regione fra la Francia e il Belgio. Siamo attorno al 1070. Attorno a quella data cominciò di fatto la costruzione di uno dei più importanti monasteri europei, il monastero di Orval. Ma a cosa fu dovuta questa costruzione? A tutto un insieme di fattori. E vedremo qui come i puntini si uniscano in una maniera incredibile. Stiamo parlando di 20 anni prima della conquista cristiana di Gerusalemme, diversi anni prima della partenza della prima crociata. Un gruppo di monaci provenienti dalla Calabria viaggia con tutte le difficoltà che potevano presentarsi all'epoca. Un'epoca, questa qui, a ridosso dell'anno 1000, in cui i viaggi veramente erano difficili, complicati, anche per la manutenzione delle strade. Non era facile spostarsi dalla Calabria fino a nord della Francia, fino al Belgio. Eppure questi monaci arrivarono in particolare zona della foresta delle Ardenne. Ne parla Gérard Said, uno scrittore francese del quale torneremo a parlare fra poco, perché è un anello fondamentale di questa catena di trasmissione di dati. Ne ha parlato anche Diego Marin in un suo importante libro. Questi monaci, a quanto pare, erano guidati da un tale Ursus, viene chiamato con questo soprannome, non sappiamo in realtà chi fosse. Fra questi vi era anche Pietro l'Eremita, un monaco molto particolare che sarebbe poi diventato il precettore di Goffredo Ribuglione, uno dei protagonisti della prima crociata e di fatto il primo re di Gerusalemme. Questi monaci sarebbero arrivati nelle Ardenne in una località, all'epoca tutta foreste, molto vicino a Stenai, dove diversi secoli prima era stato ucciso l'ultimo, diciamo, esponente della dinastia Merovingia, Dagoberto II. Vi fu un incontro molto particolare, un incontro con una donna, un personaggio molto, molto, molto misterioso, storicamente noto, però sul quale non è mai stata fatta piena luce. Matilda di Canossa, chiamata anche Matilda di Toscana, perché di fatto esercitava il suo dominio sulla Toscana, ma Matilda era duchessa di Lorena ed era la zia e di fatto la madre adottiva di Goffredo di Buglione. A questo incontro, oltre a Pietro l'Eremita, a questo misterioso Ursus, mai identificato, avrebbe preso parte
il padre di Hugues de Payens, di quel personaggio che poi è passato alla storia come Hugues de Payens, che sarebbe stato il fondatore dei Templari. Questo padre non era assolutamente francese, come non era francese Hugues de Payens, che aveva acquisito il nome essendo stato di fatto adottato. Dopo vi dirò da chi. Questo personaggio si chiamava Pagani Embriaci e veniva da Nocera, dalla Campania. Avrebbe portato con sé il figlio, Ugo, all'epoca un ragazzino che inspiegabilmente sarebbe stato di fatto praticamente adottato dal conte di Champagne, un personaggio molto importante in quell'epoca. Il conte di Champagne avrebbe di fatto adottato questo ragazzino, Ugo di Pagani Embriaci, e gli avrebbe conferito il nome di francesizzato di Hugues de Payens. Formalmente Hugues de Payens divenne un vassallo del conte di Champagne. Noi non dobbiamo immaginarci la Francia come oggi, come uno stato unitario. La Francia all'epoca era veramente frazionata in una miriade di stati, di principati, di contee. Esisteva già un regno di Francia all'epoca, ma esercitava il proprio controllo su un terzo dell'attuale territorio francese. La Champagne di fatto era una regione autonoma, di fatto governata da un conte. Il conte di Champagne prese nelle sue grazie questo personaggio. Poi vedremo come tutto era pianificato. E questo francesizzò il suo nome. Quindi di fatto il fondatore dei Templari, Hugues de Payens, era campano, era di Nocera. Questo già l'abbiamo detto in una precedente puntata. Ma la storia non finisce qui. Questi monaci raggiunsero un accordo con Matilda di Canossa e ricevettero in dote un territorio sul quale edificare un'abbazia. E a partire dal 1070 venne edificata l'abbazia di Orval, un'abbazia tutt'oggi esistente, molto 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 importante. Questi monaci non erano però destinati a restare ad Orval. Edificarono l'abbazia, parteciparono alla sua costruzione, ma il loro compito reale, il loro compito effettivo, era quello di riportare a Gerusalemme la cosiddetta pietra del destino. Quella pietra sulla quale venivano incoronati gli antichi re di Gerusalemme. Una pietra che era finita in Irlanda per tutta una serie di vicissitudini delle quali abbiamo già parlato in alcune precedenti trasmissioni. Ebbene, in quel particolare frangente, Matilde di Canossa, che era depositaria di questa pietra, l'avrebbe consegnata a questi monaci.
affinché ne predisponessero il ritorno a Gerusalemme. L'obiettivo di questi monaci era costituire un regno a Gerusalemme i cui sovrani sarebbero stati di nuovo incoronati su questa pietra fatidica. E così apparentemente è stato. Questo Pietro l'Eremita, menzionato nel novero di questi monaci calabresi, fu di fatto il principale sponsor, potremmo dire, della crociata. Attraverso tutta una serie di omelie, di predicazioni, lui riuscì addirittura a convincere il Papa Urbano II, che era giunto il momento di organizzare una crociata per strappare i cosiddetti luoghi sacri dalla mano degli infedeli, dalla mano dei musulmani. Fu di fatto il principale ispiratore della crociata, insieme poi a un altro personaggio. Un personaggio del quale abbiamo già parlato in diverse occasioni, Bernardo di Chiaravalle. Bernardo di Chiaravalle era un monaco. Un monaco sconosciuto, un abate, come tanti abati esistevano a quell'epoca. L'ordine cistercense, a quel tempo, era ai minimi termini, dal punto di vista economico e dal punto di vista numerico. Era uno dei tanti ordini monastici che stentava a sopravvivere. Non era facile per gli ordini monastici automantenersi in un periodo in cui la Chiesa non aveva neanche tante risorse economiche. Eppure qui successe l'imprevedibile. Abbiamo da un lato Bernardo di Chiaravalle, da un lato abbiamo lo zio di Bernardo di Chiaravalle, tale André de Montbard. Questi due personaggi sono stati all'origine, sono stati gli ispiratori della nascita dell'Ordine del Tempio, della nascita dei Templari. E Bernardo di Chiaravalle è stato di fatto, oltre ad essere insieme a Pietro l'Eremita uno dei principali sponsor della prima crociata. Ora non mi piace il termine sponsor, un termine anglofono, però non trovo termine migliore in questo momento, perché all'epoca si trattava di raccogliere fondi. L'Europa era divisa in una miriade di stati e di potentati feudali. L'obiettivo di questi personaggi era raccogliere soldi, tanti soldi, perché per organizzare una crociata, un'armata che combattesse in Terra Santa, che strappasse dalle mani dei musulmani certi territori, occorrevano diversi soldi. Soldi che la Chiesa aveva, soldi che vari potentati riuniti insieme potevano trovare. Quindi fu veramente un'operazione di marketing pubblicitario. Pietro l'Eremita e Bernardo di Chiaravalle fecero di tutto per sponsorizzare questa prima crociata, plagiando di fatto l'opinione pubblica, plagiando
popolo dell'epoca, con sermoni, con dichiarazioni dal tono apocalittico, adesso mai più dobbiamo a tutti i costi riconquistare questi luoghi sacri, perché di qua, perché di là, la Chiesa, l'importanza del Cristo, l'importanza del Santo Sepolcro. Era un momento particolare per la storia europea, era un momento di fervore mistico, e molti potentati europei dell'epoca accettarono la sfida dietro la promessa di gloria militare e di gloria politica, e accettarono quindi di metterci anche dei fondi. In questo modo nacque la prima crociata. La prima crociata che ebbe con un enorme spargimento di sangue l'esito che si era promesso. Di fatto Gerusalemme venne espugnata e cadde nelle mani dei potentati franchi. Un enorme spargimento di sangue. Infatti la vera storia delle crociate deve essere ancora scritta, perché io ho letto tante cronache di parte musulmana, chiaramente delle crociate, che raccontano tutt'altra storia. Gerusalemme, come tutti i territori della Palestina e dell'area siro-palestinese, non è assolutamente vero che fossero preclusi ai pellegrini cristiani. Semplicemente erano territori amministrati da un potentato islamico, territori quindi assoggettati alla legge islamica, nei quali era lecita la pratica di altre religioni appartenenti ai popoli del libro entro i limiti consentiti. I pellegrinaggi erano comunque consentiti. Non è assolutamente vero che venissero negati i pellegrinaggi dei cristiani, che erano pochissimi pellegrini che all'epoca si recavano in Terra Santa, parliamoci chiaro. Erano una minoranza assoluta, erano personaggi che avevano molto denaro da spendere, perché molto costosi erano i viaggi per nave. La conquista di Gerusalemme e l'obiettivo della prima crociata fu un obiettivo strategico, geopolitico, tutt'altro che legato a questioni religiose. E costò un numero incredibile di vite. Tutti i testi agiografici delle crociate non ci dicono veramente la verità. Gerusalemme a quell'epoca era abitata da un elevato numero di persone. Pare oltre 200.000 persone. Era una delle città più popolose dell'epoca. A Gerusalemme convivevano in relativa pace musulmani di varie etnie e di varie provenienze, ebrei, cristiani. La crociata, espugnando e conquistando quella città, ne sterminò tutti gli abitanti. Non solo sterminò tutti gli abitanti, ma sterminò anche decine di migliaia di cittadini delle località limitrofe che si erano rifugiati a Gerusalemme per sfuggire a questa carneficina. Le cronache musulmane, che forse esagerano però fino a un certo punto, ci parlano di oltre 500.000 morti, sgozzati per le strade. Ci parlano delle strade di Gerusalemme trasformate in fiumi di sangue. Una carneficina pazzesca. Per che cosa? Per riportare formalmente il controllo della Chiesa, neanche della Chiesa, perché di fatto poi la Chiesa non ebbe il controllo di Gerusalemme. Per portare di fatto Gerusalemme e altre località della Palestina sotto il controllo di un'organizzazione. Allora,
Goffredo Di Buglioni fu uno dei principali finanziatori della crociata, della prima crociata, ma non fu l'unico. C'erano altri quattro importanti personaggi che avevano organizzato altrettante armate giunte con le navi in Palestina. Il più importante di quali era il conte di Tolosa. Erano tutti franchi. Eppure Goffredo Di Buglione era una sorta di predestinato, ma non perché fosse predestinato in realtà, ma perché lo avevano reso tale. Avevano qualcuno o qualcosa aveva deciso a tavolino che Goffredo Di Buglione sarebbe dovuto diventare il re di Gerusalemme, che sarebbe dovuto essere incoronato sulla pietra del destino, ripristinata. E in effetti, nonostante le proteste, le uniche proteste del conte di Tolosa, l'assordante silenzio degli altri tre condottieri, che avevano tante armate potenti, ognuno dei quali avrebbe potuto pretendere di eleggere un re di Gerusalemme una volta conquistata la città. Eppure Goffredo Di Buglione ebbe la strada spianata. Addirittura venne tenuto a Gerusalemme una sorta di concilio segreto in cui venne decretato il nulla osta per la sua incoronazione. Ora, Goffredo non volle mai fregiarsi del titolo di re. Lui pretese di essere definito semplicemente come custode dei luoghi santi, ma di fatto esercitò la carica di re. E adesso veniamo alla questione templare e alla questione del priorato di Sion. Questi monaci calabresi che di fatto avevano edificato l'abbazia di Orval, a un certo momento Orval sparirono. E questo è uno dei grandi misteri della storia. Pare, secondo i documenti storicamente disponibili, mentre alcune fonti sostengono arbitrariamente che tali monaci sarebbero ritornati in Calabria perché sparirono da Orval misteriosamente e simultaneamente, ma non tornarono affatto in Calabria, e sarebbero giunti in Terra Santa in massa insieme al sovrano francese Luigi VII. Quando? Nel 1152. A quanto pare Luigi VII, che si recò in Terra Santa in quell'anno con le proprie navi, Luigi VII era debitore dell'Ordine del Tempio, che già nel frattempo era nato, Ordine del Tempio che lo aveva finanziato, che aveva a cui lui doveva molti favori. Lui avrebbe portato con sé 95 di questi monaci. O forse furono loro che portarono con sé il re francese. La storia non ha mai chiarito per quale motivo questo re avrebbe dovuto portare con sé questi 95 monaci provenienti dall'abbazia di Orval e perché dimostrasse loro tanta benevolenza.
Ma chiaramente se l'ordine di Sion, come effettivamente vedremo si chiamava all'epoca, stava dietro all'ordine del Tempio e ne era il Deus ex machina, la vera cabina di regia, questo spiegherebbe tante cose e spiegherebbe anche il motivo per cui tutti questi monaci decisero di stabilirsi definitivamente in Terra Santa, dove erano predestinati, e dove poi avrebbero messo sede stabile nel monastero di Nostra Signora del Monte Sion, un monastero che venne edificato nei pressi di Gerusalemme. Quindi, aspetta Nicola, sì. Nel senso vedo anche poi delle domande, allora, in parte certo. Seguite che poi interrogo, quindi riporto tutti all'ordine, però le domande tutte alla fine comunque, quindi le domande alla fine. Alla fine ci sarà anche lo spazio delle domande, perché vedo anche molti belli interessati su qualche domanda che anche perché l'argomento di stasera è molto vasto e complesso e non sarà possibile esaurirlo in un'unica puntata, quindi dovremo tornare a parlarne magari domenica prossima o in altra occasione, perché è troppo complesso, è troppo vasto. Ma basti dire che Goffredo di Buglione, fra i quattro potentati franchi che organizzarono le armate per la crociata, fu l'unico a rinunciare a vendere tutto, a rinunciare ai propri feudi perché, come se avesse capito che avrebbe dovuto trascorrere gli ultimi anni della sua vita in Terra Santa. E la storia poi è andata come è andata. E poi la colleghiamo all'attualità, Nicola, perché sì, c'è tanto da dire sull'attualità. Qualcuno metto, fai un collegamento dei tuoi. Io la butto lì, ai 52 minuti calo anche l'asso. Qui ovviamente si sta parlando di linee di sangue. Ovviamente Nicola lo ha collegato a un qualcosa che parte anche dalla Calabria. Lì alcune linee di sangue che erano potentissimi allora, lo sono ancora oggi, faccio un collegamento azzardato con l'attualità, ma hanno certo cambiato aspetto, quindi molti in Italia si soffermano su chi comanda realmente guardando ad organizzazioni siciliane, in realtà chi detiene realmente il potere nel nostro paese ha a che fare con un'organizzazione simile a quella siciliana, ma ben più radicata e ben più organizzata sul territorio, ben più potente che quella proprio calabrese dell'Andrangheta con le varie 'ndrine, quindi anche lì quel sangue lì detiene un potere anche oggi. Sicuramente. Perché nessuno ha mai collegato realmente queste organizzazioni con determinate linee di sangue, come mai comandano, hanno comandato e come mai sono così intoccabili ancora ad oggi. È un'ipotesi di ricerca, mettiamola così. È un'ipotesi, facciamo finta che, è un'ipotesi molto, molto minata. Altro che camminare sulle uova, però è un'ipotesi da prendere in considerazione. Quindi, insomma, tornando all'argomento, poi affronteremo le domande. Questi monaci calabresi erano altro che un drappello di sprovveduti monaci itineranti. Al contrario, no? I loro movimenti, come l'arrivo nelle Ardenne dalla Calabria, la loro misteriosa poi sparizione in massa che li avrebbe portati in Terra Santa, attestano una sorta di coesione, di organizzazione e molto probabilmente l'esistenza di una base, di una loro base permanente. E se Pietro l'Eremita, principale sponsor della prima crociata, no? Faceva parte di questo gruppo di monaci come attestato, gruppo di monaci che avrebbe di fatto incoronato il giovane, all'epoca bambino, Ugo di Pagani, spianandogli la strada a diventare Hugo di Payen, il futuro fondatore dell'Ordine del Tempio,
anche la stessa predicazione di Pietro l'Eremita in favore della crociata, a questo punto non è più da vedersi come la predicazione di un fanatico mistico, ma come un'operazione pianificata per arrivare a un preciso scopo politico, geopolitico e sociale. Si arriva quindi alla conquista di Gerusalemme, poi si arriva alla misteriosa fondazione dell'Ordine del Tempio. Uniamo i puntini, vediamo che Matilda Ricanossa era di fatto la madre, la zia e la madre adottiva di Goffredo di Buglione. Vediamo che Bernardo di Chiaravalle, principale sponsor religioso dell'Ordine del Tempio, addirittura colui che ne scrisse la regola, era il nipote di André de Montbard. André de Montbard, formalmente uno dei fondatori dell'Ordine del Tempio. Un personaggio molto potente. Un personaggio molto potente che poi certi dossier, quei dossier segreti del priorato di Sion, che vennero depositati in maniera molto misteriosa nella Bibliothèque Nationale francese negli anni 60, ci indicano come un esponente del priorato di Sion. Ora, ricapitoliamo, se no i nostri ascoltatori vanno nel pallone. A quanto pare, dietro alla creazione dell'Ordine del Tempio, c'era un'altra realtà, una realtà precedente, e gli stessi dossier del priorato, dei quali parleremo fra poco, ci fanno nascere al tempo di Goffredo di Buglione, ma che in realtà a sua volta molto probabilmente dipendeva da un'altra realtà ancora più antica, i Rosa Croce. Questo è un gioco di scatole cinesi molto pericoloso. Questi dossier che vennero depositati e che poi sono collegati con una scia di morti impressionante, una scia di morti che ci sarebbe stata in Francia fra gli anni 50 e gli anni 60, collegata a questi documenti, della quale veramente fra poco vale la pena parlare, ci narrano una storia un po' diversa dell'Ordine del Tempio. Gli archivi dei Templari, lo sappiamo, formalmente sono scomparsi. Molti documenti sono finiti in Vaticano, ma la maggior parte dei documenti è finita non si sa dove. Vennero sottratti dal Tempio di Parigi la notte prima dei fatidici arresti operati ad opera degli uomini di Filippo il Bello. E non si sa dove siano finiti, forse in Scozia, forse in America, in realtà non lo sappiamo. Sappiamo soltanto che un'intera carovana, numerosi carri di documenti, oltre ad altri materiali e sicuramente altri beni preziosi, vennero trasportati nottetempo da Parigi fino al porto francese, dal quale, presso Bordeaux, dal quale partì il 90% della flotta templare. Sparendo nel nulla. Questi documenti del priorato di Sion, come tali vengono definiti, no? Che sono stati depositati alla Biblioteca Nazionale Francese, ci forniscono una serie di dati inquietanti riguardo ai fondatori dell'Ordine del Tempio. Dicono così testualmente: i fondatori del Tempio devono essere elencati esattamente così: Hugues de Payen, Bisold Saint-Omer, Hugues, conte di Champagne, e qui è la prima volta che Hugues, il conte di Champagne, viene indicato fra i fondatori dell'Ordine del Tempio, quando in realtà
secondo gli storici, lui sarebbe entrato nel tempio diversi anni dopo la sua fondazione, unitamente a diversi membri dell'ordine di Sion. Due punti: André de Montbar, Archambault de Saint-Aignan, Nivard de Montdidier, tale Gondemar e tale Rossal. Questi ultimi, incluso il fondamentale André de Montbard, zio di Bernardo di Chiaravalle, non vengono indicati come semplici fondatori dell'Ordine del Tempio, ma come agenti dell'Ordine di Sion, che insieme a Hugues de Payen e a Bisou de Saint-Omer e a Hugues Conte di Champagne avrebbero costituito formalmente l'Ordine del Tempio. L'Ordine del Tempio chiaramente è stato costituito diversi anni prima in realtà della sua ufficiale fondazione, ce ne sono le prove. Il semplice fatto che Conte di Champagne vi abbia aderito ben prima della data a cui formalmente lui vi aderì. Poi di fatto l'Ordine del Tempio, ancora prima di essere nato formalmente, aveva già di fatto pianificato la nascita del Portogallo, che fu uno stato templare creato dai templari a loro uso e consumo, e tanti 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 altri particolari. Io fino a poco tempo fa prendevo molto con cautela questi dossier depositati in Francia, anche perché da storico volevo chiaramente vagliarne l'autenticità. Anch'io ho fatto diverse ricerche incrociate e mi sono reso conto, basandomi sulle mie ricerche e confrontandole con l'ottimo lavoro effettivamente svolto da Michael Bygant, da Richard Lake e Henry Lincoln, che dobbiamo ritenere attendibili per un buon 90% queste documentazioni. E vi spiegherò perché. Questi dossier non sono stati i primi a menzionare il priorato di Sion. In realtà, già dalla seconda metà dell'Ottocento, in Francia, sono emersi documenti, sono emersi romanzi che menzionavano fra le righe la realtà del priorato di Sion. Ma bisogna poi arrivare a tempi decisamente più recenti, quando poi è venuta fuori la questione di René Chateau, alla quale dedicheremo una puntata speciale perché è un tema troppo vasto per essere affrontato stasera. Ma basti dire questo: a partire dal 1956 c'è stato in Francia un deliberato proliferare di documenti che menzionavano fra le righe, neanche più di tanto, l'ordine di Sion, poi divenuto priorato di Sion. Un'operazione di marketing pubblicitario proprio troppo complessa per essere definita come tale. Ed è la prima volta questa, sarebbe la prima volta nella storia in cui un'organizzazione segreta avrebbe operato un'operazione pianificata per diventare nota a livello di opinione pubblica. Una cosa molto insolita e molto, molto difficile, obiettivamente parlando, oserei dire impossibile. Fra l'altro, la circolazione di certi documenti è stata anche sponsorizzata da alcune logge massoniche, fra cui la Grand Loge Alpina, che di fatto è la suprema loggia della massoneria svizzera, l'equivalente della Grand Loge de France o della Grand Loge d'Inghilterra per la Svizzera.
Quindi c'è stato anche un interesse transnazionale affinché certe informazioni venissero veicolate. Ma sostanzialmente questi dossier depositati alla Biblioteca Nazionale di Parigi, che cosa comprendono? Alberi genealogici, soprattutto riferiti alla dinastia dei Merovingi, cartine geografiche altomedievali, un gran guazzabuglio di articoli di giornale, di cronache storiche. E due testi inclusi nel fascicolo attribuiscono la paternità di tutta questa documentazione a un tale Harry Lobineau, un nome che a quanto pare è uno pseudonimo, come ipotesi che verrebbe addirittura avvalorata da alcuni di questi stessi documenti. Tra l'altro, a Parigi, nei pressi di Saint-Sulpice, una chiesa molto molto particolare che sarebbe collegata a questa organizzazione, e proprio dietro l'angolo c'è la Rue Lobineau, una strada che quindi avrebbe ispirato forse il nome di questo pseudonimo, perché questo Henri Lobineau non è mai stato identificato. Il problema è che dietro la pubblicazione di certi documenti poi ne è nata una scia di sangue, ci sono stati diversi morti. E questa è una cosa inquietante che deve essere riassunta e deve essere raccontata. Ora, alcuni di questi documenti davano a intendere che il vero autore del dossier segreto sul priorato di Sion sarebbe stato tale Leo Schidloff, un austriaco, uno storico e antiquario austriaco, vissuto diversi anni in Svizzera e poi morto nel 1966. Non sappiamo se è affiliato o meno alla Loggia Alpina, perché questo non ci viene attestato. Il problema qual è? Gli autori del libro Il Santo Graal, sul quale basiamo questa nostra ricostruzione, contattarono all'epoca, quando hanno steso il libro una quindicina d'anni fa, la figlia di questo Leo Schidloff, che nel frattempo lui si era trasferito a Londra, poi era morto lì nel 66, e la figlia avrebbe negato categoricamente che il padre si fosse mai interessato di questioni esoteriche, di storia dei Templari, lo negò in maniera categorica. Ci sono poi degli enigmi, perché poi questo Schidloff a un certo momento della sua vita voleva trasferirsi in America per lavoro, gli venne negato il visto perché venne ritenuto dalle autorità consolari americane implicato in questioni di spionaggio. Insomma, c'erano questioni poco chiare. I dossier menzionano poi una cartella di cuoio, una valigetta appartenuta a Schidloff e contenente documenti segreti del priorato di Sion, con la vera storia del priorato. La figlia avrebbe raccontato agli autori del libro che dopo la morte del padre nel 66 fioccarono le telefonate dei personaggi più disparati, sia dagli Stati Uniti che dall'Europa, per cercare notizie, per chiedere informazioni sul contenuto di questa valigetta, della quale lei apparentemente non sapeva niente. Però pare che questa valigetta sia realmente esistita e che fosse finita nelle mani di un personaggio, un anello di questa catena. Un personaggio molto misterioso, un personaggio pakistano chiamato Fakhar ul Islam, che nel febbraio del 1967 avrebbe dovuto incontrare. Lui si trovava
nella Germania dell'Est all'epoca e avrebbe dovuto incontrarsi nel febbraio del 67 a Berlino, Berlino Est, con un agente delegato da Ginevra per consegnargli quella valigetta. Così raccontano certi documenti. Ma prima che questo incontro potesse avvenire, questo Fakhar ul Islam, questo misterioso pakistano, sarebbe stato espulso dalle autorità della Repubblica Democratica Tedesca e il suo cadavere poi sarebbe stato ritrovato decapitato sui binari di quello che all'epoca era il treno espresso fra Parigi e Ginevra, pochi giorni dopo. Quindi pochi giorni dopo lui, espulso dalla Germania dell'Est, dove sarebbe fallito quell'incontro con un esponente svizzero che doveva ricevere dalle sue mani la valigetta con questi documenti segreti. Lui allora si sarebbe espulso, si sarebbe rifugiato a Parigi. Da Parigi avrebbe preso un treno espresso per Ginevra, sarebbe stato gettato dal treno e probabilmente decapitato prima di raggiungere i binari. Il suo cadavere effettivamente è stato ritrovato. Dell'omicidio se n'è interessato il controspionaggio francese, chiaramente perché aveva capito che c'era un gioco di spionaggio dietro, e di questa valigetta non è stato saputo più nulla. La cosa non finisce qui. Dopo la morte, sì. No, dico, apprezzo tanto anche il tuo racconto, tutto al condizionale, ma molte delle domande che ci sono state fatte nel corso, anche dall'inizio puntata, stai proprio rispondendo adesso, quindi in realtà questa è la parte clou in cui poi c'è chi impazzisce per dire sono veri, sono falsi, ma questo anche tutt'atto nel raccontarlo lo sottolinea, quindi era solo per sottolineare il momento. Richiudo la parentesi. Vado molto con cautela perché poi arriviamo al clou dei documenti segreti del priorato e alle cose che magari non mi tornano e alle cose che invece ho riscontrato. E vi posso assicurare che c'è un'attinenza per un buon 80% di quanto viene riportato. Ci fu poi il caso di altre tre morti misteriose. Perché parallelamente al deposito nella Biblioteca Nazionale Francese di questo dossier segreto sul priorato di Sion, che fra l'altro conteneva anche la lista dei gran maestri del priorato, da una certa data in poi, una lista della quale fra poco parleremo e che elencheremo, che è veramente inquietante, ci fu la pubblicazione di un libro misterioso. Un libro intitolato Le Serpent Rouge. Ora perdonatemi la mia pessima pronuncia francese, non è una lingua che amo molto. Il Serpente Rosso. Un libro che era firmato da tre autori. Pierre Feugère, Louis Saint-Maxin e Gaston de Coquer. Un'opera molto singolare che conteneva una genealogia della dinastia dei Merovingi, carte geografiche della Francia medievale, una serie di commenti apparentemente incomprensibili e apparentemente superficiali, che evidentemente contenevano un codice criptato perché erano incomprensibili, erano illogici di per sé e futili, e una serie di poemi, anche quelli che probabilmente avevano un testo criptato all'interno, poemi molto di livello, di grande spessore, che sono stati attribuiti ai critici alle opere di Rimbaud, per esempio. Poemi tutti basati su una simbologia astrologica, molto sibillini.
che erano poi collegati con la questione della Maddalena, con la questione di René Le Chateau. E vi voglio leggere solo un brano, tradotto in italiano. Da colei che io desidero liberare, esala verso di me la fragranza del profumo che impregna il sepolcro. Un tempo qualcuno la chiamò Iside, regina di tutte le fonti benefiche. Venite a me, o voi tutti, soffrite e siete afflitti, io vi darò la pace. Per altri, ella è la Maddalena. Colei, dal famoso vaso colmo di balsamo di sanatore. Gli iniziati conoscono il suo vero nome, Notre Dame de Cross, la Nostra Signora della Croce. Ebbene, la pubblicazione di questo testo, Le Serpent Rouge, sarebbe passata del tutto inosservata fra le tante pubblicazioni che avvenivano in Francia negli anni 60, se non che i suoi autori vennero trovati morti, impiccati, nel giro di 2 giorni. Allora, siamo al 1967, pochi giorni l'uscita del libro e pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere di questo pakistano, questo Fakhar ul Islam, che avrebbe dovuto consegnare a non si sa chi in Svizzera, a Ginevra, una borsa contenente documenti segreti del priorato di Sion. Louis Saint-Maxin e Gaston de Coher vennero trovati impiccati il 6 marzo di quell'anno. La mattina seguente, la mattina del 7 marzo, venne trovato impiccato anche l'altro autore, Pierre Fougère. Curiosa coincidenza, ora le coincidenze non esistono, parliamoci chiaro. Ma ora gli autori del Santo Graal, Bygant, Lake, Lincoln, hanno vagliato tutte le ipotesi. Addirittura sono arrivati a ipotizzare che potesse essere tutta una macchinazione e che addirittura gli autori di questa storia potevano aver trovato dei fatti di cronaca e inscenato delle morti, ma non regge. Sono arrivati alla conclusione che effettivamente dietro c'è stata una scia di sangue reale. Ma per cosa? Ora, un'organizzazione segreta tende a voler rimanere tale. Non tende a creare un casus belli eclatante per avere visibilità. Ha tutto l'interesse a non avere visibilità, soprattutto se è un'organizzazione segreta che resiste, e io ne so qualcosa perché io appartengo a una realtà iniziatica molto antica, che ha tutto l'interesse a restare tale e a non venire dispersa. Quindi il fatto di gettare sulla piazza un'organizzazione segreta e addirittura con casi da cronaca nera difficilmente può essere voluto da tale organizzazione. Semmai può essere voluto da qualcuno che ha interesse che certi documenti vengano divulgati. Qualcuno che è estraneo a quell'organizzazione. Questa è la mia idea e questa è l'idea che mi sono fatto. Perché è tanto complessa questa questione? Arriviamo effettivamente ora, saltando i romanzi di Gérard de Sède, che già nel 62, 5 anni prima della pubblicazione del Serpent Rouge e del deposito nella Biblioteca Nazionale di Francia dei documenti segreti del priorato, aveva anticipato determinate questioni in alcuni suoi libri. Ma secondo questi documenti, l'ordine di Sion, creato da questi monaci calabresi che poi si sarebbero insediati
nel monastero di Nostra Signora di Sion a Gerusalemme, quegli stessi monaci che avevano riportato a Gerusalemme la pietra del destino, consegnatagli dalle mani di Matilda di Canossa, quegli stessi monaci che avevano edificato l'abbazia di Orvale nelle Ardenne. Avevano un preciso scopo, che era quello di riportare Goffredo di Buglione a Gerusalemme e di incoronarlo come re. E a quanto pare a questo scopo avevano adempiuto. Fatto questo, si erano trasferiti lì. Ma i documenti del priorato ci narrano intanto un elenco dettagliato dei gran maestri dell'ordine templare, che va a divergere in maniera incredibile dall'elenco ufficiale ricostruito dagli storici. Ora, gli archivi dell'ordine templare, lo sappiamo, no? Sono andati ufficialmente perduti. Quindi c'è stata anche un'enorme difficoltà da parte degli storici di poter ricostruire la sequenza esatta dei gran maestri. C'era poi l'usanza di definire sempre col titolo di Gran Maestri anche i Gran Maestri delle province, che però non erano i Gran Maestri al vertice dell'Ordine del Tempio, erano semplicemente i Gran Maestri provinciali. C'era la provincia d'Italia, c'era la provincia di Francia, c'era la provincia di Germania, la provincia di Portogallo. Quindi nelle genealogie ufficiali ricostruite dagli storici figurano molti gran maestri provinciali e ufficialmente come presunti gran maestri del Tempio. In realtà l'elenco presente nei documenti segreti del priorato depositati nella Biblioteca Nazionale Francese vanno a collimare in maniera sorprendente con gli elenchi forniti dal barone Karl von Hund, il fondatore della stretta osservanza templare. E qui ci allacciamo a quel filo rosso che collega l'ordine di Sion, i templari e la massoneria. La massoneria, quella vera, chiaramente, quella legata al casato degli Stuart, non quella usurpatrice della Gran Loggia d'Inghilterra. La massoneria, quella di vera derivazione templare, perché effettivamente gli elenchi che ricevette il barone Karl von Hund, fondatore della stretta osservanza templare nel XVIII secolo, dai suoi superiori incogniti, che poi non erano altro che dignitari del casato degli Stuart, va a collimare perfettamente con l'elenco dei documenti segreti del priorato di Sion. E poi c'è l'elenco dei maestri dello stesso priorato. Priorato che sarebbe stato dietro l'ordine del Tempio fino a una certa data. Una certa data in cui poi si sarebbe consumata una rottura fra le due organizzazioni. Una rottura fondamentale legata al famoso taglio dell'olmo di Gisor, all'abbattimento di un albero, che comunque sia andata sia in chiave simbolica che in chiave materiale, significò il divorzio, la separazione fra queste due realtà. Vale a dire, fra la realtà che segreta, che stava dietro sia all'ordine del Tempio che all'ordine cistercense, e l'ordine del Tempio che da quel momento in poi iniziò a camminare con le proprie gambe, iniziò ad avere obiettivi diversi da quelli dei suoi pianificatori e promotori. Questo episodio fatidico del taglio dell'olmo di Gisor, un olmo antico che secondo la tradizione 9 persone non riuscivano a, unendosi per mano, non riuscivano a tenere dentro di sé, da quanto era grande, sarebbe stato abbattuto nel 1188.
Gisors è una località della Francia dove si incontravano per periodici incontri diplomatici i sovrani francesi e i sovrani inglesi. Jean de Gisors sarebbe stato il primo gran maestro dell'ordine di Sion dopo questa netta separazione dall'ordine del Tempio. Da quel momento in poi i Templari non sarebbero più stati sotto le dipendenze dell'ordine di Sion, poi divenuto priorato, ma avrebbero camminato con le proprie gambe andando incontro al loro destino. Avrebbero perso in un certo senso una fondamentale protezione, un po' perché ritenevano di aver acquisito un potere ormai incontenibile, un potere ormai ingovernabile da terzi, un potere ormai sovrano, un po' perché si erano montati la testa. Un po' perché forse divergevano negli obiettivi. I Templari, dopo il loro ritorno in Francia dalla Terra Santa, si erano concentrati infatti sulla speculazione bancaria e soprattutto sullo sfruttamento delle risorse del Nord e Centro America, che è uno dei massimi segreti dell'ordine Templare. Abbiamo già detto in precedenza, in altre puntate, che è con l'argento del Messico che riuscirono di fatto a edificare il progetto delle grandi cattedrali nel nord della Francia. Fatto sta che questa separazione c'è stata. E quando Filippo il Bello, che è stato a mio parere ingiustamente poi demonizzato come il bieco distruttore dei Templari, in realtà Filippo aveva capito dove certi poteri andavano a parare, si era reso conto di fatto che i Templari governavano un terzo della Francia, un terzo del territorio francese che non era più gestibile neanche dallo stesso sovrano. Lui voleva rientrare in possesso delle proprie terre, lui voleva esercitare la sovranità della Francia sul territorio francese. Si era reso conto della pericolosità intrinseca dell'ordine del Tempio, che aveva dei piani molto diversi da quelli che ufficialmente spacciava. Ma Filippo IV di Valois non aveva tenuto conto del priorato di Sion. Quando lui fece scattare gli arresti dei Templari, la fatidica notte, no, quel venerdì 13 del 1307. Sì, fece scattare gli arresti dei Templari sul territorio francese. Avviò con la complicità di Clemente V, suo amico d'infanzia Bertrand de Goth, la sospensione di fatto dell'ordine del tempo in tutta Europa, dove riuscì a farlo. Ma non tenne conto del priorato di Sion. Il priorato di Sion uscì indenne da questa persecuzione e continuò, nel bene e nel male, forse più nel male che nel bene, a gestire le sorti della politica europea. Ed è questo il grande segreto. Un segreto sul quale dovremo tornare necessariamente sulle prossime puntate, ma vi voglio solo leggere gli elenchi dei gran maestri del priorato di Siena. Elenchi, vi ripeto, sui quali io ho mostrato una certa diffidenza fino ad avere una serie di riscontri, quantomeno fino a un anno fa. Jean de Gisors sarebbe stato il primo gran maestro del priorato dal 1188 al 1220, seguito da una donna, Marie de Gisors. Forse la moglie, forse la sorella, non è appurato. Un altro Gisors sarebbe stato il terzo gran maestro, Guillaume de Gisors. Sarebbe stato seguito da Édouard de Bar dal 1307 al 1336, seguito da Jeanne de Bar, altra donna.
Successivo gran maestro sarebbe stato Jean de Saint-Clair, una famiglia molto importante per l'ordine del Tempio e per la massoneria scozzese, i Saint-Clair. Seguì un'altra donna, Blanche de Vreux. Dopo questo personaggio femminile, gran maestro dell'ordine del Tempio sarebbe stato il grande alchimista ed esoterista francese Nicolas Flamel. Seguito poi da chi? Da Renato d'Anjou. René d'Anjou, uno dei padri del Rinascimento, un personaggio incredibile, veramente, del quale voglio tornare a parlare nella prossima puntata perché aveva tutte le caratteristiche per assumere tale carica. Ora, se è molto difficile avere un riscontro oggettivo, storico, sui primi nomi elencati fin qui, da Nicolas Flamel in poi, tutti i nomi dei gran maestri elencati nel priorato di Sion non solo sono verificabili, ma se li andiamo a analizzare nel dettaglio, come hanno fatto gli autori del Santo Graal, notiamo che erano tutti correlati fra loro, che tutti avevano i medesimi interessi esoterici, ermetici, alchemici ed iniziatici, che tutti appartenevano allo stesso entourage culturale e che soprattutto vi era un collegamento familiare o diretto. E l'elenco continua ed è sempre più interessante ed inquietante. Perché dopo Renato d'Anjou, che fu gran maestro fino al 1480, abbiamo Yolande de Barre, dopo la quale si troverebbe niente meno che Alessandro Filippi, vale a dire Sandro Botticelli, uno dei più grandi artisti del Rinascimento, un artista che è noto per essere stato nell'entourage della famiglia dei Medici, personaggio molto misterioso, un personaggio sicuramente iniziato a più discipline. Dediche, seguito nella carica di Gran Maestro del Priorato di Sion da tale Leonardo da Vinci. E anche qui ci sarebbe molto da ragionare e mi prometto di farlo nella prossima puntata esamineremo i Gran Maestri del Priorato di Sion per verificare l'attendibilità di questa fonte e vedrete che salterà fuori un mondo incredibile di collegamento. Dopo Leonardo da Vinci, che sarebbe stato gran maestro fino al 1519, abbiamo un esponente della famiglia Borbone, con l'Étable de Bourbon, seguito poi da Ferdinando Gonzaga, e qui si ritorna in Italia. Poi Louis de Nevers, Robert Fludd, e qui entriamo di fatto nella Royal Society, entriamo di fatto nell'Inghilterra degli Stuart, nell'Inghilterra della massoneria. Da Robert Fludd arriviamo a Johann Valentin Andreae, di fatto l'autore dei tre grandi manifesti Rosa Croce. Un professore tedesco molto particolare. Dopo chi abbiamo nell'elenco? Abbiamo Robert Boyle, seguito da Isaac Newton, oltre a essere un grande scienziato, membro della Royal Society, e soprattutto un grande alchimista, un grande iniziato. E poi il collegamento qua è tutto massonico e tutto lorenese, perché si procede con Charles Radcliffe. Di fatto un personaggio legato al casato degli Stuart, il precettore del Bonnie Prince
Prince Charlie, del pretendente al trono, lo sfortunato, non mai diventato re, e il grande regista della nascita della stretta osservanza templare di Von Hund. Charles Radcliffe fu di fatto il fondatore del rito scozzese antico accettato della massoneria. Abbiamo dopo Carlo di Lorena, seguito da Massimiliano di Lorena. Chi viene poi? Viene Charles Nodier, uno scrittore francese, grande bibliotecario, gestore della biblioteca dell'Arsenale, un personaggio molto filo napoleonico, che è stato uno dei massimi esoteristi francesi, ispiratore di quella grande stagione di riscoperta dell'occultismo che ci fu in Francia con Eliphas Lévi, con Papus e con tanti altri personaggi, e soprattutto il mentore di Victor Hugo. Victor Hugo, che viene menzionato come successore alla carica di Gran Maestro di Charles Nodier. Dopo Victor Hugo abbiamo Claude Debussy, grande musicista, nonché massone ed esoterista, seguito poi dal regista Jean Cocteau. E qui per stasera fermiamo il circo mediatico, perché sono troppe le cose che dovremmo dire su questi personaggi. Le diremo nella prossima puntata, o quantomeno tenteremo di approfondire nella prossima puntata. Ma quello che volevo sottolineare è questo. Io sono stato veramente per anni molto critico e scettico nei confronti di questo elenco. Dopo aver voluto vagliare per anni i dati, dopo averli voluti incrociare, mi sono reso conto dell'attendibilità potenziale di questo elenco, e quindi anche della potenziale veridicità del dossier segreti del priorato di Sion, che vennero depositati nel 67 nella Biblioteca Nazionale di Francia. Una considerazione personale prima di chiudere. Questa storia è vera, secondo me. Questa storia è plausibile. Questa storia nasconde molti enigmi e ancora molti misteri. Ma la mia considerazione è questa. Per quale motivo l'Europa ancora oggi deve subire la maledizione o il retaggio della dinastia Merovingia? Per quale motivo l'Europa e la storia dell'Europa devono essere ancora oggi condizionate da personaggi che ci vogliono propinare la genealogia della Maddalena? Per quale motivo la storia europea di oggi deve essere condizionata da vicende legate alla storia del Medio Oriente di 2000 anni fa? Ma ci vogliamo liberare una volta per tutte di radici innaturali che pretenderebbero di collegare la storia europea all'area siro-palestinese? Ma le vogliamo tagliare una volta per tutte queste radici innaturali e antistoriche? Vogliamo riscoprire le vere radici dell'Europa? Eppure ci sono ordini segreti che vanno avanti da secoli, secoli, secoli e secoli, che non solo gestiscono la politica europea, che non solo pretendono di gestire la nostra vita di tutti i giorni, ma che ancora portano avanti fra i propri obiettivi il ritorno sul trono degli eredi di una dinastia merovingia. Una realtà con la quale ci dobbiamo confrontare, una realtà che dobbiamo portare allo scoperto, sulla quale poi possiamo trarre tutte le nostre considerazioni. Però io vi dico solo una cosa. Io agli André de Bondbar preferisco i Simon de Montfort. Chi vuole intendere, intenda. È un'affermazione molto forte, soprattutto fatta da un massone.
A questo punto il nostro pubblico avrebbe tante domande, ma avendo tu annunciato un approfondimento prossimo, io suggerirei, data anche l'ora e 40, di rifare le domande nei commenti normali, non in chat, poiché insieme a Nicola vaglieremo anche tali commenti per stilare la prossima puntata su questi argomenti. Quindi, fra l'altro, molti di voi hanno fatto delle domande all'inizio, che poi con pazienza sono rimasti con noi, d'altronde circa 2500 persone solo ora, dopo 1 ora e 40. Se avete avuto pazienza, in molti hanno già avuto risposta a tanti quesiti. Ragion per cui farei fatica a scegliere qualche domanda rispetto ad altre nel poco tempo che giustamente la vostra attenzione ci dedicherebbe. Ragion per cui, avendo un'altra puntata, voi fate nei commenti e noi ne teniamo conto. Sicuramente a molti di questi sarà prevista una risposta nella prossima puntata e magari qualche postilla e qualche puntino lo uniamo di proposito con le vostre domande che arriveranno in questo post, anzi sotto questo video qua su YouTube. Giusto, Nicola, che ne pensi? Sì, l'argomento è veramente vasto. Stasera non abbiamo affrontato la questione di Rey Le Château perché è veramente complessa, la questione di Bene Gessonnière, che si collega poi al sud della Francia, che si collega alla questione dell'Arcadia. È tutto collegato, c'è veramente una galassia di realtà che si intersecano come scatole cinesi. Ma più si scava in profondità, più ci accorgiamo che questa galassia è reale e tangibile. E ci accorgiamo che esistono delle organizzazioni segrete che hanno perseverato nel corso dei secoli, a costo di persecuzioni, di arresti, di processi dell'Inquisizione, hanno sfidato la Chiesa, hanno sfidato il Vaticano per portare avanti dei propri piani, per portare avanti non solo dei propri ideali, ma dei veri e propri progetti politici, politici che qui si vanno a intersecare in maniera inquietante con quanto è emerso dal libro La struttura di Paolo Rumor. Perché se è vero che dietro l'ordine del Tempio c'era il priorato di Sion, c'è sempre stato il priorato di Sion, Ordine del Tempio che del priorato di Sion, dell'ordine di Sion, come in antico si chiamava, sarebbe stato soltanto il braccio esecutivo e militare, che poi avrebbe preso una propria strada, niente ci porta a escludere che lo stesso priorato di Sion non possa essere altro che a sua volta che il braccio esecutivo di quello che si pone alla base dell'ordine Rosa Croce. Una realtà ancora più antica, e che dietro all'ordine Rosa Croce si celi in realtà quella fantomatica struttura portata allo scoperto dall'Alta Europa di Paolo Rumor. Alta Un'organizzazione che Europa. Esatto, risalirebbe addirittura a 10.000 anni fa. Alta Europa di Paolo Rumor, che oltre a essere un libro, anche una nostra puntata proprio con Rumor e con il nostro amico comune Loris Bagnara. Quindi la trovate e parla di questa organizzazione vecchia di 10.000 anni, cifra non a caso, numero non a caso, risalente, diciamo, ai tempi atlantidei e che arriva fino ai giorni nostri, noncurante di guerre, divieti e comune situazione geopolitica, con tanto di curiosità di procedura di cui a questi, quando si dovevano muovere per le proprie riunioni, di quel che accadeva in un'Europa anche dilaniata dalla Seconda Guerra Mondiale, fregava poco perché non c'era truppa, soldato o istituzione militare che li fermasse, potevano entrare ovunque e ne abbiamo parlato in quella puntata. Detto ciò, Nicola, quindi io, visto che questo è un terreno minato, noi è vero che usiamo il condizionale, però sappiamo che alcune cose non si possono esplicitare, fossero anche dei ragionamenti. Allora, dove lo facciamo? Per chi, ha già, partecipato a un nostro evento, sa che addirittura ci sono,
le parti finali delle nostre conferenze dal vivo, oltre che già dire molto di più sul palco, le parti finali sono proprio quasi dei colloqui a tu per tu, no? Tra una dedica su un libro e un altro, si può anche andare a rispondere, perché vedo che molti hanno magari una domanda super tecnica, super precisa, e di cui però non si può parlare, perché non ci dobbiamo neanche illudere di essere poi così tanto liberi. Noi magari riusciamo, quando possiamo, a giocare di sponda, ma non sempre si può fare, soprattutto su queste cose. Quindi io rimando anche negli eventi dal vivo, prossima settimana Trekking Spirituali, il 18 a Modena, quindi insieme a Nicola Bizzi ci sarà, eccoci qua, guardate un pochettino, anche tutti i nostri amici corrispondono con noi anche il martedì. Fra l'altro martedì seguiteci anche sul canale Gianluca Lamberti, quindi vediamo un pochettino insieme a Landi, insieme a Nicola, cercheremo di parlare con chi verrà in questa data. E poi, vedete, queste sono poi le prossime date. Se vi va, al numero che vedete in sovrimpressione, mandate già un messaggio indicando la città, quindi 18 marzo Modena, 15 aprile Vicenza, 14 maggio Torino, 2, 3, 4 giugno Cagliari, escursioni più conferenza, 10, 11 giugno Genova, Umanità in Festa, e poi stiamo lavorando a Roma, e a ottobre, come al solito, c'è l'appuntamento annuale col compleanno. Nicola ovviamente è super invitato a tutte queste date, vedremo poi di volta in volta, sveleremo i calendari, però sappiate che questo e molto altro è quello a cui stiamo lavorando, vero Nicola? Sì, abbiamo molta carne al fuoco. C'è anche un libro, una copertina, se Mesbet ce la manda. Sì. Ti ho voluto mandare, fra i tanti libri che ho in uscita, questo esce domani mattina, quindi perché oggi siamo al 5 di marzo, per chi vede la nostra trasmissione, da oggi in poi il libro sarà già uscito. È un libro straordinario, secondo me, che ho voluto ripubblicare. Risale ai primi del Novecento, ma è una perla della nostra letteratura. Un libro di Achille Mazzoleni, La Sicilia nella Divina Commedia. È un'opera fondamentale per i cultori di Dante Alighieri, da Tocete all'Atlantide uscirà, spero, entro un paio di settimane. Lo so che me lo chiedete tutti i giorni, ma non ce l'ho fatta, purtroppo sono da solo, non ce l'ho fatta ancora a impaginarlo. Ma tornando a parlare di Achille Mazzoleni, La Sicilia nella Divina Commedia è un libro fondamentale per spiegare come la Sicilia sia presente con i suoi miti, con le tradizioni, con la sua storia e con la sua simbologia nella Divina Commedia di Dante, e come si vada a intrecciare con il pensiero di Dante, con le simbologie esoteriche di Dante, fino dai tempi di Archimede, fino ad arrivare a Federico II ed oltre. È un libro, secondo me, fondamentale questo qui per comprendere Dante e il messaggio della Divina Commedia. Bene, rimanete con noi anche su Facciamo Finta Che, da domani in poi un po' di appuntamenti super interessanti. Domani parliamo di un argomento molto delicato insieme a Leonora Fani. Mercoledì con Barbetta rincariamo la dose contro Zaki Awas e l'antico Egitto. So che anche tu condividi a pieno con noi in qualche modo tutte le opinioni su Zaki Awas e quanto di peggio si possa pensare. È il sistema, è un guardiano del sistema e deve filtrare e decidere, essendo il Deus ex machina di una certa realtà lì, quello che deve essere pubblico e quello che non deve essere pubblico. Tante scoperte in Egitto sono già state fatte da 20-30 anni, parliamoci chiaro, ma non c'è l'autorizzazione a rendere pubblico. Bene, tutto viene deciso a Torino. Giovedì sul canale Gianluca Lamberti torniamo con Base Terra insieme a Tom Bosch, una novità che vi sveleremo. Venerdì insieme a Coggerino torniamo a parlare delle tombe dei giganti in Sardegna. Detto questo, grazie di cuore a tutti quanti siano arrivati fin qua, un abbraccio, vi si vuole bene, grazie a Mesbet in regia, fedelissimi veterani abbonati, a tutti i nomini scritti in verde e anche agli ultimissimi arrivati che stanno contribuendo a unirsi a quella che è un gruppo di amici che fa ricerca. Cerchiamo di unire i puntini, qualche anno fa lo si faceva ognuno in separata sede, abbiamo deciso di fare un viaggio insieme, vediamo dove ci porterà. Grazie di cuore a tutti.
promo, durante il quale verranno selezionati alcuni dei vostri messaggi. Sigla, grazie di cuore Nicola e appuntamento da domani in poi. Grazie. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21.30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.